tutti e bentornati o benvenuti. Io sono Rossella e questo è il mio canale. Oggi nuovo video per farvi vedere un po' di acquistini che ho fatto per lo più sotto l'ombrellone. Ovviamente si tratta quasi tutti di acquistini online. Nei momenti di relax in vacanza non sono riuscita a esimermi dal comprare qualcosa. C'è qualche cosa che mi serviva, qualche cosa che come al solito mi è rimasto attaccato, anche se sono virtualmente alle mani, e quindi insomma voglio subito mostrarvi quello che ho acquistato per lo più durante le vacanze o immediatamente al mio ritorno. Allora, sotto l'ombrellone, acquisti da ombrellone, anche se si è in vacanza, non si può rinunciare, perlomeno io con la mia solita mania di acquisti beauty e con la mia solita componente vanitosa, non sono riuscita a rinunciare a qualcosa che riguardasse appunto la mia più grande passione, cioè tutti quelli che sono i prodotti beauty. Da un po' di tempo, credo come molti di voi, sono sommersa di pubblicità, soprattutto su Instagram, da un'azienda produttrice di prodotti per capelli. Vi parlo di prodotti naturali perché sapete che io, per quanto riguarda la routine dei capelli, non transigo, quindi non utilizzo sui capelli prodotti siliconici o comunque contenenti schifezze. L'azienda di cui vi parlo, che mi ha catturata sin da subito, è stata Mermaid Piumi, Mermaid and Me. Chiamiamola così, insomma, vi dico Mermaid, ma avete già capito di che cosa sto parlando, perché è un'azienda in realtà molto molto pubblicizzata dalle influencer, quelle vere. Allora, i cavalli di battaglia, sì, sicuramente le punte di diamante all'interno dell'ampia gamma di prodotti di capelli di questa azienda sono sicuramente le maschere. Già da mesi e mesi vedevo queste maschere pubblicizzate da diverse ragazze che seguo su Instagram. Quindi ho fatto un po' la corte a questi prodotti proprio mentre ero in vacanza. Ho trovato dei codici sconto molto vantaggiosi. Infatti, a questo proposito, vi consiglio di mettere il follow alla pagina Instagram dell'azienda. Insomma, da lì riuscirete a risalire alle varie ragazze che pubblicizzano questi prodotti perché spesso forniscono codici sconto veramente succosi. Poiché sto parlando di prodotti per i capelli che sono particolarmente adatti da utilizzare adesso in estate, sia che siate in vacanza sia nel post vacanza, quindi per riparare a quelli che sono stati i danni del sole, i danni della salsedine, i danni dei vari trattamenti ai capelli che tutti abbiamo fatto, sono prodotti particolarmente indicati in questo periodo e sono certa che troverete, aprendo Instagram, qualche codice sconto a vostra disposizione. Il codice sconto che io avevo trovato dava diritto ad uno sconto del 40%, quindi uno sconto veramente considerevole, e oltre allo sconto, utilizzando il codice a disposizione, c'era in omaggio anche un altro prodotto. Adesso vi vado a mostrare tutto quanto. Allora, la mia attenzione è stata catturata immediatamente da un set. Questo è un set composto da due prodotti, però se andate a spulciare il sito di Mermaid, potrete vedere che comunque sono prodotti in vendita anche singolarmente. Ovviamente il prezzo del set è molto più conveniente, oltretutto, vi era questo sconto del 40%. Questo, è un set, prettamente purificante. Quindi assolutamente pensato per questo periodo, se andate al mare, se siete al mare, se andate in piscina,
andare a tenere i vostri capelli, ma non solo, anche la cute, perché sia le maschere, sia lo scrub per eccellenza, sono prodotti che si applicano non soltanto sulle lunghezze, ma anche sulla cute, e questa secondo me è un po' la grande differenza rispetto alle maschere di tante tante aziende che troviamo in commercio. Di solito non sono maschere che vanno in modo specifico, anzi quasi mai applicate sulla cute. Invece queste vi fanno una pulizia completa del capello, quindi dalla cute fino alla punta. Come vi dicevo, questo è un set purificante composto da questo Island Cleanse Sea Salt Sugar Scrub. Quindi questo è specificamente uno scrub per i capelli da utilizzare ovviamente sul cuoio capelluto, che va completato con questa maschera, The Clear Citrus Clay Mask Clean Scalp più Cleansed Air. Quindi vedete, è un prodotto, come vi dicevo, assolutamente completo, che promettono di andare a pulire e a purificare in profondità la cute e i capelli. Speriamo in modo non troppo aggressivo, ve lo saprò dire, perché sapete, se io vado ad utilizzare sul mio tipo di capello, prodotti, troppo troppo aggressivi, vado a stimolare ancora di più la produzione di sebo, e i miei sono capelli che qui alla base tendono a sporcarsi molto facilmente. Quindi vediamo se questo duo, se questa combo andrà a farmi una pulizia efficace, ma al contempo delicata. La maschera che però puntavo da mesi e mesi, probabilmente già la vidi in inverno o comunque all'inizio della primavera, era questa Wild Hibiscus Clay Mask. Anche questa è una Clean Scalp più Skinny Hair. Infatti, questo non è più un prodotto purificante, ma è un prodotto specificamente illuminante, che quindi serve a dare brillantezza e lucentezza ai capelli, a tutti i capelli, ma in particolar modo ai capelli trattati, anche qui ai capelli che sono un pochino stressati dal sole, dal mare, ma anche semplicemente dal phon, dalla piastra. Insomma, da tutto quello con cui tormentiamo i nostri capelli. Quindi l'idea di questa profumazione fiorita all'ibisco mi aveva appunto catturata già mesi fa. Ho approfittato ovviamente di questo sconto del 40% per buttare nel carrello anche questa maschera. Sto cercando di non far cadere tutto. Oltre allo sconto del 20%, l'omaggio appunto a cui l'omaggio che spettava non solo a me, ma con questo codice sconto, è questa Mango Tango Foam, quindi una mousse per i capelli, una spuma per i capelli che ha un effetto volumizzante e che, appunto, come dice lo stesso claim, dovrebbe e sicuramente profumerà di mango. Io non sono una fanatica delle spume, sarei una fanatica dei capelli voluminosi, cosa che con il mio tipo di capello è quasi impossibile da raggiungere, perché sono talmente dritti e quindi faccio veramente fatica a dare corpo. Vabbè, adesso siamo fortunati, ho i capelli anche particolarmente puliti e restano così quasi in piega, quasi disciplinati. Teniamo anche conto del caldo atroce che fa. Quindi vediamo se posso sfruttare questo periodo in cui lavo i capelli sicuramente più del solito, per riuscire a dare con questa spuma, che magari lascia un po' anche questo effetto wind, effetto anche selvaggio, se riuscirò comunque a dare un po' di volume ai miei proverbiali spaghetti. Allora, qua un po' di cose davanti a me, restiamo sul beauty. No, restiamo sugli acquisti da ombrellone.
Che cosa ho comprato quando ero in vacanza? Come dico sempre io, con la maternità mi sono brasata la memoria, nel senso che prima di diventare mamma avevo una memoria che oserei dire da elefante, cioè mi ricordavo veramente, veramente tutto, dalle cose più importanti alle cose più stupide, dalle cose più lontane alle cose più vicine nel tempo. Io non lo so se per il fatto che quando si diventa mamme cambiano ovviamente le priorità e si hanno talmente tante responsabilità che c'è questa parte del cervello che si brasa, almeno a me è successo così. Io non riesco più a fare a meno di qualche cosa, che sia il calendario, che sia un planner, che sia il telefono, che sia un'agenda per appuntarmi le mie cose, che siano le patate da comprare piuttosto che la rata condominiale da versare, non riesco più a fare a meno di un qualcosa su cui appuntarmi le mie cose, perché con l'età o appunto con la maternità, la mia memoria non è più quella di una volta. Sono andata anche questo giro a colpo sicuro. Queste sono le agende, più funzionali e, come vedete, anche più carine che secondo me ci sono in commercio. Questo è un riacquisto perché non sono alla mia prima Mister Wonderful, quando appunto ero sotto l'ombrellone mi sono messa un po' a spulciare i vari siti in cerca di agende, però alla fine dai ridai sono ritornata ancora su Mister Wonderful, con la mia compagna di shopping selvaggio che è la mia amica Anna. Noi sì che facciamo girare l'economia, anche se eravamo a distanza siamo riusciti ad accordarci su tutto quello che volevamo dal sito, quindi abbiamo fatto un ordine accumulativo, abbiamo preso un po' di cosine e io appunto ci tengo a mostrarvi questa agenda. Questa è un'agenda settimanale. Non ho preso la giornaliera perché era veramente troppo ingombrante, troppo pesante, almeno per quelle che sono le mie esigenze. Qua abbiamo già un ottimo compromesso, è un'agenda ad anelli, ovviamente per il 2020-2021, parte da settembre 2020 e arriva fino a settembre dell'anno successivo, speriamo in un anno migliore. So che dico una banalità, ve la mostro così molto molto velocemente. Qua ci fa un pochino vedere come è strutturata l'agenda. Per chi non la conoscesse, è un'agenda in cui ci sono tanti tantissimi adesivi, anche se è un'agenda già colorata, già ricca di suo. Ho aperto a caso, ho trovato questa frase che vi dedico: la vita ha un altro sapore quando la riempi di coccole e buon umore. Parole sante, quindi ogni settimana è arricchita da frasi, aforismi, da cose carine. Ciò che risulta più attraente in una donna è la sicurezza di sé. Queste sono cose che sto prendo assolutamente a caso, quindi l'agenda è fatta così. Andate a spulciare il loro sito perché troverete, oltre ad agende, anche planner, anche materiale, diciamo, di cartoleria assolutamente carino ed accattivante. Quindi questa ve la consiglio, insomma, io mi ci sono sempre trovata bene. Mettiamola qua perché non ho più spazio. Vi faccio vedere un'ultima cosa che ho scoperto sotto l'ombrellone, così poi torniamo agli acquisti che ho fatto al mio rientro. Allora, una rivista, questa l'avevo già mostrata su Instagram quando ero in spiaggia. Questa, le edizioni Rizza, si sono arricchite, col tempo e nel tempo di tantissime, riviste, che hanno più o meno lo stesso filo conduttore, che sono la salute, il benessere, il dimagrimento, la natura, insomma, penso che le conoscerete un po' tutti, sono riviste che appunto seguono
un po' tutte lo stesso filone, questa è una nuova uscita. C'è scritto infatti anche nuovo, non so se il primo numero sia uscito appunto a giugno, questo me lo ha preso mio marito. Anti-age, l'arte di restare giovani. Il mese di giugno era dedicato al segreto della giovinezza. Qui c'è ancora dentro il segnalibro che utilizzavo in spiaggia. Rigenera il cervello. Insomma, ci sono tanti articoli, tante cose veramente interessanti. Io sono una seguace del professor Morelli, del professor Raffaele Morelli, che è, credo, il fondatore di tutto questo impero Rizza. Non entro nel merito della persona, del personaggio, perché si presenta, insomma, si conosce da solo, la sua fama lo precede. Credo che sia uno psichiatra che o si ama o si odia. A me piace tantissimo, io lo seguo da tanti anni. Ho avuto anche la fortuna qualche anno fa di partecipare a un suo workshop e di conoscerlo di persona. E sono rimasta veramente catturata e affascinata da quest'uomo che, vabbè, oltre a essere un professionista in gamba e riduttivo, è anche appunto un uomo molto molto affascinante. Quindi, insomma, ho avuto la fortuna di vivere quell'esperienza e è stato molto bello. Detto tutto ciò, io continuo a seguirlo nel tempo e negli anni. Esiste anche un canale YouTube dedicato a Rizza, quindi potete seguire i vari video del professor Morelli dedicati a varie tematiche, appunto anche qui su YouTube. Però la carta è la carta ha sempre il suo fascino. Leggere, insomma, trasmette, almeno a me personalmente, soprattutto quando si tratta di questi argomenti, molto di più che il sentire, perché poi mi piace andare a rivedermi gli articoli, a rileggerli, mi piace conservare le riviste anche se non ho più spazio. E mi è piaciuta talmente tanto questa rivista che l'ho cercata anche qua al ritorno. Ho fatto un pochettino di fatica a trovarla, ma poi questa mattina mio marito me l'ha recuperata in un'edicola un po' più fornita. Quindi questo è il mese di luglio che contiene in regalo anche un libro che è qua dietro, adesso ve lo mostro. Le pubblicazioni Rizza sono note anche, scusate la specchiatura, per tantissimi libri scritti dal professor Morelli e dai suoi collaboratori. Di solito sono tutti libri a pagamento, quindi che si pagano in abbinata alla rivista, comunque con un prezzo decisamente maggiorato, ma sono anche in vendita a parte. Se andate sul sito trovate, insomma, tutto quanto, sia per quanto riguarda gli abbonamenti alle varie riviste, sia i libri di cui vi sto dicendo. Nel mese di luglio c'è stato questo bonus. Di solito questi libricini costano comunque sui 7 gli 8 euro, quindi non proprio pochissimo. Questo è sugli ormoni vegetali, i rimedi naturali contro i disturbi della menopausa. Allora, adesso per me fortunatamente è un po' presto per pensare a questo periodo della vita, però ve lo segnalo perché magari a qualche amica che mi segue potrebbe interessare questa uscita, visto che il libro a questo giro è gratuito e è insieme, insomma, al prezzo della rivista, che non vi ho detto è di 5,90 euro. Quindi il titolo principale: Vinci la ritenzione, dimostri subito 10 anni in meno. Vedremo un po'. Io ho grossi problemi di ritenzione idrica, purtroppo. Vediamo se qua troverò qualche consiglio utile per andare un pochettino a migliorare la mia situazione. E niente, questa rivista ve la segnalo, è una rivista che esce a cadenza mensile. Mi ero ripromessa di parlarvene, di raccontarvelo, perché a me sono piaciuti tanto gli articoli che ci ho trovato. Io comunque questa mattina ero in giro per commissioni e avevo visto la pubblicità
anche di quest'altra rivista, sempre della stessa casa editrice. Rizza Relax, questa non so se è un periodico bimestrale, quindi questo esce invece ogni 2 mesi. Il prezzo è sempre il medesimo di 5,90 euro. L'estate è il momento migliore per vincere i disagi, ritrova subito equilibrio e armonia, così ci dice. Insomma, diciamo che saranno tanti e numerosi spunti per lavorare su di me, sicuramente in un video chiacchiericcio, magari un po' più avanti, ne riparliamo. Voi fatemi sapere, se siete, fan del prof Morelli e se, siete solite leggere queste pubblicazioni. Al mio ritorno dalle vacanze ho trovato nella posta elettronica, ecco, l'inconfondibile sacchettino di Sephora. Ho trovato nella posta elettronica una mail che mi ricordava all'alba di luglio di non aver ancora ritirato il mio regalo di compleanno. Io ho la carta black, il mio compleanno che cade a gennaio, quindi vi lascio immaginare quanto tempo sia passato. Sicuramente non è un omaggio da strapparsi i capelli, però se è una cosa a cui si ha diritto, perché lasciarla lì? Ero in centro appunto per delle commissioni, quindi con tanto di mail alla mano mi sono recata in negozio a ritirare appunto il mio omaggio. Sicuramente tutte le Sephora Addicted sapranno che l'omaggio di compleanno pensato per le Black era questo qua, è un balsamo per le mani al profumo di anguria, alla profumazione anguria. Lo tengo chiuso perché non, in questo momento non è un prodotto che mi serve. Ovviamente quando entrate da Sephora vi si apre un mondo, c'è solo l'imbarazzo della scelta, è anche superfluo dirlo. Io mi sono ovviamente trattenuta perché, come ben sapete, di cose ne ho tante, non mi serviva nulla, e quindi ho lasciato perdere tutte le varie palette, i prodotti di make-up che comunque hanno tentato di chiamarmi. Però c'erano tantissime cose in super sconto, non so se siano già saldi o presaldi di Sephora, non ho idea perché non bazzico molto né il sito né il negozio. Comunque, vabbè, le maschere sapete che mi piacciono sempre, sono un rituale rilassante per eccellenza. Erano presenti in un espositore queste confezioni con questo packaging così colorato ed accattivanti che neanche a lasciarle lì. E quindi questo set era scontato del 24%, quindi anziché 7,90 euro, costa 6 euro, quindi 6 euro per 3 maschere, una al lici, una all'ananas e una al cocco. Quella al cocco credo di averla già provata in passato, però non ne sono sicura. Per 6 euro, oltre al mio omaggino, mi sono portata a casa anche questo 3 di maschere che penso poi di lasciare direttamente in frigo. Non spenderò parole sulle commesse di Sephora perché si distinguono sempre per la loro simpatia pari a quella di una gastroscopia, quindi non ci spendo nemmeno parole, e anche quello è uno dei motivi per cui bazzico poco il negozio, e diciamo che va bene così. Ho ritirato il mio omaggio, mi sono presa 3 mascherine e siamo a posto così. Vi parlo invece molto più volentieri, e siamo quasi sul finale di questo haul misto della mia azienda, diciamo così, perché sapete che faccio la consigliera di bellezza per Yves Rocher. Mi sono trovata anche qua nel cellulare un SMS che mi dava diritto a un super sconto. Come vi dico sempre, io non sono soltanto una consigliera, sono anche una cliente perché uso tantissime referenze di Yves Rocher.
E quindi anche io ho deciso di approfittare, diciamo, di questo sconto piuttosto importante da cliente. Era uno sconto del 50% acquistando due prodotti con tanto di omaggio veramente succoso. E io ho preso al 50% questa crema della linea, crema viso chiaramente della linea Sensitive Camomile. È una crema leggera, lenitiva, una crema calmante con concentrato di camomilla selvatica per pelle sensibili, che sempre per la solita questione delle mascherine dovrebbe essere una panacea in questo periodo. La confezione è ancora chiusa perché l'acquisto è freschissimo di ieri pomeriggio. E sempre al 50% un contorno occhi della linea Hydra Vegetal. È una linea molto amata, di cui piace tantissimo il tonico, piace tantissimo anche la crema per il viso. Io ho preso questo contorno occhi idratante antifatica con acqua cellulare di Edulis. Questo è un contorno occhi in questo periodo ottimo da tenere anche nel frigorifero perché già contiene degli attivi defatiganti, ma tenuto in frigorifero esplica al massimo le potenzialità dei suoi attivi. E quindi il prezzo al 50% era veramente molto vantaggioso. Mi sono portata a casa questi due prodottini. Gli omaggi, probabilmente molte di voi già li conosceranno perché erano gli omaggi pensati anche con l'acquisto dei solari. In questo caso sono spaiati, almeno nella scontistica a cui io avevo diritto, erano spaiati dall'acquisto di solari. Ve li mostro subito. La milionesima pochette dell'estate, ma vengono sempre buone. Poi questa è veramente super morbida e carina. Richiama la linea e il fiore del Monoi. Sapete che Yves Rocher è famosissima per le sue referenze al Monoi, molte delle quali sono state riformulate nel packaging e negli attivi. Quindi c'era questa pochettina veramente troppo troppo carina che ha la fodera interna è plastificata, quindi rimane eventualmente anche impermeabile, quindi può essere utilizzata anche questa qua per portare in spiaggia le creme solari, insomma i prodotti di bellezza nella vostra borsa da viaggio. E per 3,90 euro non è una borsa mare di grandissime dimensioni, ma il costume, il solare e un libro ci stanno. Il colore è troppo troppo carino, questo azzurro che fa immediatamente mare. E quindi mi sono portata a casa, insomma, i due prodottini al 50% e questi omaggi troppo troppo carini. Siamo sul finale. Vi ho lasciato alla fine un acquisto da ombrellone perché voglio lasciarvi una clip in cui vi mostro in modo decente quello che indosso. Se non lo avevate ancora notato, ve lo faccio notare io adesso. Sempre grazie a Instagram, fonte di perdizione, evidente fonte di perdizione. Ho scovato nella marea di siti che vendono bigiotteria, un sito veramente veramente carino e che ha delle cose a parte fantastiche e si differenziano appunto dalla marea di tutti gli shop che ho trovato per il rapporto qualità-prezzo.
Vi sto parlando di Shara Shop, vi mostro anche il bigliettino da visita, ma dovrei ricordarmi di lasciarvi qua sotto il riferimento Instagram così che possiate andare a curiosare le meraviglie di questa pagina. Non sono cose che ovviamente l'azienda mi ha mandato, sono cose che ho comprato io con i miei soldini e sono questi orecchini che indosso di color oro con tutte queste pietrine colorate. Sono esattamente così, poi nella clip ve le mostro un pochettino meglio. I colori sono gli stessi, solo che qui partono dai colori freddi e vanno verso i caldi e viceversa, qui dai caldi e ritornano verso i freddi. E anche la collanina che sto indossando, che riprende appunto i colori degli orecchini di questo modello a rosario con tutti questi granini colorati, era disponibile così molto carina, anche semplice, senza nessun charm, carinissima anche da portare con altre collanine di questo genere. Vabbè, io adesso indosso il Tau perché questo è stato un regalo che ho ricevuto e io l'ho abbellita con questi tre ciondolini. C'era a disposizione la stellina, il cuoricino, ma ce ne sono tantissimi. Io ho scelto il cuoricino e le lettere, diciamo, dei miei bambini, il mio bambino vero, il mio bambino peloso. Io ci ho messo la T e la B. Mi ha aiutato Francesca. Francesca è la titolare di questo shop. Mi ha aiutato lei. Insomma, io avevo scelto gli orecchini, poi le avevo chiesto consiglio per qualcos'altro e mi ha aiutato lei a districarmi nella giungla di meraviglie che è presente sul sito, quindi con il suo aiuto siamo giunte a questo e insomma mi sono fatta la collanina poi come piaceva a me. Francesca è carinissima, le potete fare in direct tutte le domande che volete, sicuramente presterà a voi la stessa attenzione e la stessa assistenza che ha dato anche a me. Vi lascio quindi qui di seguito la clip. Io credo di avervi mostrato tutto quello che è stato il mio shopping da ombrellone e non solo. Sono contenta di essere rimasta con voi. Adesso sono super raccaldata, vado a bermi qualche cosa di fresco. Vi ringrazio come al solito per essere stati con me. Vi mando un mega bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Buona giornata a tutti, ciao!